Ciao a tutti e bentornati su Non di Solo Pane per questa nuova video recensione di un libro di cui in realtà avevo già fatto un video qualche giorno fa, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che non gli avevo reso troppa giustizia. Il limite che mi sono imposto di stare dentro i 5 minuti, massimo 6, potrebbe andare a discapito in realtà della descrizione del libro stesso. Quindi ho deciso di rifarla. Il libro è un libro di uno scrittore importante, uno dei miei preferiti, uno degli scrittori che amo di più e su cui ritorno spesso perché per me ha un valore, soprattutto spirituale, davvero notevole, ed è Antoine de Saint-Exupéry, l'autore di un libro famosissimo, non famoso quanto l'autore, stranamente. Il libro lo conoscete tutti, è Il Piccolo Principe, che è diventato una figura ingombrante. Per Saint-Exupéry sembra che tutta la sua letteratura sia stata messa in disparte a causa di questo principino. In realtà direi anche che Il Piccolo Principe non è forse, ecco, l'opera sua più importante, è quella che ha avuto più successo. Noi ormai Il Piccolo Principe lo siamo abituati a vederlo dappertutto, nei cartoni, nelle serie di Netflix, nei gadget, nelle frasi da trovare in Baci Perugina. L'essenziale è invisibile agli occhi, l'abbiamo scritto ovunque, parlando di chiunque, anche dei gatti e dei cani. Ma non voglio fare una critica al Piccolo Principe, che resta comunque un libro fondamentale nella sua letteratura. Sto solo dicendo che, da quanto è famoso è diventato ingombrante questa figura e ha messo da parte invece tutti gli altri libri di Saint-Exupéry, ecco, che è invece un grande autore, un autore che, come ho detto, che io stimo molto e che è importante a mio avviso perché ha una sua spiritualità. Non ho trovato mai in realtà un discorso schietto e diretto su Dio da parte di Saint-Exupéry, ma è evidente che lui aveva una sua fede, un suo sentore quantomeno religioso, e questo traspare dai testi, dalla sua letteratura. Lui mescola il racconto delle sue avventure, delle sue esperienze di vita a delle riflessioni che hanno il sapore della filosofia e ancora più profondamente del sacro. Ecco. Io vorrei leggere solo alcuni punti, parto con questo qua che è breve. Essere uomo significa appunto essere responsabile, significa provare vergogna in presenza di una miseria che pur non sembra dipendere da noi, essere fieri di una vittoria conseguita dai compagni, sentire che posando la propria pietra si contribuisce a costruire il mondo. Con questo testo, Terra degli uomini, edito da Mursi in questo caso, Antoine de Saint-Exupéry racconta le sue esperienze di aviatore. Voi sapete che lui era un aviatore, un pilota, racconta non solo le sue avventure, ma anche quelle fondamentali dei compagni che per lui sono state importanti successivamente, quando si è schiantato nel deserto del Sahara e non sapeva più cosa fare. Ecco, quello su cui vorrei soffermarmi, perché il libro l'ho sottolineato quasi tutto, insomma buona parte, perché è pieno, è denso di aspetti interessanti e riflessioni veramente, veramente belle. Ma ce n'è una che mi ha colpito, di cui lui parla raccontando di un compagno che si era perso sulle Ande, perso, si era schiantato con l'aereo sulle Ande ed era tornato in condizioni atmosferiche estreme, cioè sarebbe morto, tanto che gli aveva detto questo suo compagno, Guillemet, non avrei, quello che ho fatto io non avrebbe fatto nemmeno una bestia. E questo Saint-Exupéry se lo ricorda quando si schianta nel Sahara con il suo compagno di volo Prevost, che era l'addetto alle comunicazioni con gli aeroporti, ecco. E quando si schiantano, capiscono una cosa fondamentale, che il problema non è tanto morire lì, nel deserto. Erano rimasti senza acqua, fanno 200 km nel deserto, senza quasi un briciolo, praticamente senza acqua proprio, e rimangono vivi. Come mai? Come si fa a fare 200 km in 3 giorni nel deserto? E allora Saint-Exupéry lo spiega qui, in maniera condensata, diciamo. Non verranno più a cercarci qui. Ancora una volta scopriamo che non siamo noi i naufraghi, bensì quelli che aspettano, coloro che sono minacciati dal nostro silenzio, già straziati da un atroce terrore. Non si può non correre verso di loro. Anche Guillemet, tornando dalle Ande, mi ha raccontato che correva verso i naufraghi.
Si tratta di una verità universale. Se fossi solo al mondo, mi dice Prevost, mi coricherei. E camminiamo in linea retta verso est-nord-est. Questa riflessione apre gli occhi, insomma. Noi abbiamo una responsabilità che non è solo verso noi stessi, ma che è verso gli altri. Per loro sarebbe stato più facile probabilmente rendersi lì, nel deserto, e aspettare la morte, che ormai era veramente vicinissima, ci hanno camminato vicini, ormai vedevano ovunque, avevano i miraggi, li vedevano dappertutto. Però il legame che avevano con gli uomini, questa sorta di corda che li legava con gli affetti che loro avevano a casa, li fa tornare indietro. Si sentono responsabili, sentono quasi già le urla di chi avrebbe pianto la loro scomparsa. E quindi si impegnano e fanno questa fatica tremenda nel deserto finché arriva un beduino e riesce a salvarli. E di nuovo Saint-Exupéry ha delle parole veramente meravigliose per descrivere questo personaggio, questa figura che si affaccia, lui dice, come un arcangelo in quel momento, loro erano sfiniti, e dice: quanto a te che ci salvi, beduino di Libia, ti cancellerai tuttavia per sempre dalla mia memoria. Non ricorderò mai il tuo volto. Sei l'uomo, e mi appari col volto di tutti gli uomini insieme. Non ci hai nemmeno guardati in faccia e ci hai già riconosciuti. Sei il fratello bene amato. E a mia volta ti riconoscerò in tutti gli uomini. Mi appare illuminato di nobiltà e di benevolenza, gran signore che hai il potere di dare da bere. In te tutti i miei amici e i miei nemici camminano verso di me. Io non ho più un solo nemico al mondo. Quindi quel volto, di cui Saint-Exupéry non ricorderà praticamente niente, riconosce l'uomo, cioè la fratellanza, la solidarietà che deve essere fondamentale e non può mancare negli uomini. Ecco, queste che vi ho letto sono solo alcuni punti e alcuni dei motivi per cui bisognerebbe prendere in mano questo testo, che rifaccio vedere, Terra degli uomini, Antoine de Saint-Exupéry, edito da Mursia. Quindi se potete, leggetelo, perché ne vale davvero la pena, vi resterà nel cuore. C'è una recensione su Amazon che fa anche un po' sorridere, di un acquirente, ecco, che ha comprato questo libro e dice: questo libro di Saint-Exupéry vale come 10 libri di Paolo Coelho. Affermazione su cui io mi riconosco, ecco, voi lo conoscete, insomma, Paolo Coelho. Qui c'è qualcosa di più sostanzioso, ecco, Antoine de Saint-Exupéry ha qualcosa in più. Bene, vi ringrazio. Adesso verranno fuori i soliti pulsanti. Se volete iscrivervi al canale, vi ringrazio, e se volete anche condividerlo o passarne la voce insomma ad altri, meglio ancora. Vi saluto, vi auguro una buona giornata e una buona lettura. Ciao!